Didacta approda la cultura della legalità contro ogni mafia. Gli studenti delle classi terza e B della scuola media Alessandro da Morrona dell'istituto comprensivo Sandro Pertini di Capannoli hanno ricevuto un attestato dalla regione consegnato dall'assessore regionale all'istruzione Cristina Grieco per aver vinto il premio nazionale della Fondazione Falcone Diamo Forza al nostro impegno con il cortometraggio Io la mafia non la digerisco. Un video che attraverso la parodia di un famoso programma TV ha messo in scena una gara tra cuochi criminali e giudici corrotti, ma poi arriva il piatto onesto, la pizza della legalità. Per promuovere la cultura della legalità tra i giovani, la Regione Toscana consegnerà agli studenti la Costituzione italiana. Perché la nostra carta costituzionale, che è bellissima e che è veramente la base non solo del nostro ordinamento giuridico, la norma principale, ma è anche alla base dei nostri valori, della nostra cultura democratica e di libertà, sia conosciuta meglio, sia rispettata, sia tutelata, sia coccolata. Quindi la Regione Toscana inizierà questo percorso di formazione per lo studio della Carta Costituzionale. Il video dei ragazzi della scuola media Alessandro Morrona è il prodotto finale di un percorso di educazione alla legalità. È stata l'opportunità per i ragazzi, ma anche per i genitori, di fare degli approfondimenti sulle tematiche della legalità, anche perché io penso che la scuola abbia il dovere morale e civico di ricordarsi di ricordare tutti quelli che sono caduti come vittima della mafia. La fondazione che porta il nome del giudice Giovanni Falcone e della moglie Francesca Morvillo, uccisi dalla mafia il 23 maggio 1992, organizza insieme al MIUR e all'alto patronato del Presidente della Repubblica questo concorso rivolto alle scuole di tutto il paese e incentrato proprio sulla legalità. Noi la mafia! Non la riteniamo!